collega Collina ha fatto un intervento che ho seguito, in cui ha iniziato dicendo con grande enfasi: stiamo riformando, stiamo rivoluzionando. Credendoci veramente, un po' mi ha fatto tenerezza, lo dico con molta sincerità, non mi ha fatto altro che tenerezza, perché credi davvero che stiamo riformando qualcosa, rinnovando qualcosa, o piuttosto stiamo dando delega in bianco a un governo per fare quello che deciderà di fare, riformare, rivoluzionare? Quindi, diciamo, ridiamo la giusta misura alle cose. Noi stiamo semplicemente delegando un governo che oggi potrebbe essere quello, ma chissà, magari da qui a 12 mesi potrebbe anche cambiare nella sua composizione, una delega in bianco a fare tutto ciò che ritiene di voler fare. Addirittura gli diamo la delega a fare i criteri che invece dovrebbero essere contenuti nella delega. In molti punti di questo disegno di legge c'è scritto chiaramente che il governo è delegato ad adottare decreti legislativi secondo i seguenti criteri e direttive. Definire i criteri per. Questo è uno degli elementi che il governo deve fare. Ma come? Se i criteri e le direttive le dovremmo definire come Parlamento, come facciamo a delegare la definizione dei criteri al governo? Stiamo parlando di un disegno di legge che nei suoi primi articoli interviene sulla conferenza dei servizi, riducendo il più possibile tutti il ricorso a quello strumento, cercando di velocizzare l'attività amministrativa. La logica è quella di velocizzare, non è quella di ottimizzare, ma di velocizzare, lasciando sempre, diciamo, quest'aria che si respira del voler fare tutto in fretta e male. Sempre nel provvedimento leggiamo la questione sul riordino delle funzioni di polizia. È una riga: riordino delle funzioni di polizia. Ora stiamo parlando di un tema che è di una vastità impressionante, un tema che ha visto tanti coinvolti in questi anni a decidere tra un modello di polizia specializzate a un modello di polizia unica, poi suddivisa al suo interno in specializzazioni. Un dibattito aperto, e noi cosa diciamo al governo? Fai tu, decidi tu. Annulliamo tutto il dibattito che c'è stato in questi anni e il governo deciderà quello che vorrà. Riorganizzazione delle funzioni di polizia, così, una riga. A questo aggiungiamo abolizione del corpo forestale. Ho un senso di serenità adesso, dopo avervi ascoltato, aver ascoltato buona parte degli interventi, ho l'impressione che l'abolizione del corpo forestale non dovrebbe passare, perché da quel che ho sentito dagli interventi a larga maggioranza, anche della maggioranza, sembra che siano tutti contrari all'abolizione del corpo forestale, almeno quelli che sono intervenuti, salvo qualche sporadico intervento. Quindi mi aspetto forse un voto un po' a sorpresa durante il voto degli emendamenti, in particolare per togliere quelle parole di accorpamento del corpo forestale dello Stato all'interno degli altri corpi di polizia. E questa è l'unica forse cosa che viene detta in maniera chiara all'interno del riordino delle funzioni di polizia. Forse bisognava partire da carabinieri e polizia, che hanno delle funzioni sovrapponibili, anziché partire dal corpo forestale, ma la logica è stata la logica del facciamo velocemente, prendiamo quello che è più piccolo. 8.000 uomini ci vuole un attimo, questo l'ha detto il ministro, quindi non sono io a inventarmelo. Abbiamo scelto tra i 5, ne togliamo uno, prendiamo il più piccolo e lo mettiamo dentro. Questa è più o meno stata la logica. Se questa è la logica che fare le leggi, a posto siamo, e questa è una legge delega in bianco. Sempre in questo provvedimento si legge sui dirigenti. C'è un emendamento che è passato in commissione, e qua mi viene da dire che il testo uscito dalla commissione forse in alcune parti è anche peggiorato rispetto alle volontà del governo, e poi le andremo a vedere emendamento per emendamento, articolo per articolo. Forse il testo del governo era anche meglio, in cui si parla di mobilità della dirigenza pubblica tra pubbliche amministrazioni. E ben venga lo scambio tra pubbliche amministrazioni, ben venga la mobilità nell'ambito di un ruolo unico della dirigenza. Peccato che poi si sono aggiunte queste parole della mobilità dal pubblico al privato. Questo è stato aggiunto in commissione qualche giorno fa. In sostanza, il dirigente pubblico potrà andare in mobilità, vuol dire in aspettativa, vuol dire spostato e poi ripreso, presso un privato. Questo senza alcun limite. Lasciamo al governo di definire e ampliare le modalità di effettuazione della mobilità tra amministrazioni pubbliche e verso il privato.
Quindi avremo un dirigente, per esempio, dell'Agicom che potrebbe andare a lavorare in Mediaset 2-3 anni e gli diamo l'aspettativa, poi lo riprendiamo in Agicom. Potremmo avere un dirigente dell'antitrust che domani va a lavorare in Eni o va a lavorare in Enel o va a lavorare in un'altra azienda che è oggetto di controllo, controllato e controllore. Per non parlare delle partecipate, immaginando i dirigenti degli enti locali, spostamenti in aziende private, di fatto partecipate ma comunque di tipo privato, che possono essere spostati in una mobilità così volontaria, quindi semplicemente ti offro una buona cifra e controllato e controllore si scambiano i dirigenti. Questo è il rischio che corriamo. Immaginiamo i dirigenti del Senato, funzionari del Senato, che possono essere applicati in mobilità presso un'azienda privata, magari una delle tante lobby che abbiamo sempre in giro da queste parti. Questo per farvi un po' il quadro quanto riguarda la dirigenza. Ci sarebbe tantissime cose da fare, da dire in merito a questo disegno di legge, perché è una delega fra le più grandi che ci sono. È vero che è rivoluzionario, nella sua vastità, una delega che praticamente prende tutto lo scibile umano che riguarda la pubblica amministrazione, fino ad arrivare agli ultimi articoli in cui parlano di partecipate, si parla di riforma delle società partecipate, quindi degli enti locali che investono in azioni, si parla della riforma delle società che gestiscono i servizi pubblici, economici, non economici, però non dice come, non dice in che direzione, non dice qual è la visione, privatizzare o rendere pubblico, no, è lasciato tutto alla definizione del governo che si troverà a poter fare dei decreti legislativi su cui il Parlamento non avrà più voce, perché sappiamo che fine fanno i pareri del Parlamento sui decreti legislativi. E infine, la chicca finale è l'ultimo articolo, quella è veramente la ciliegina sulla torta. L'ultimo articolo, vi invito a riflettere attentamente sull'ultimo articolo. L'ultimo articolo prevede che il governo si è autorizzato a decidere autonomamente, quindi non ci sono altri criteri, decidere quali decreti attuativi, regolamenti, decreti amministrativi che sono stati emanazione di provvedimenti legislativi vuole fare o non vuole fare. Poiché sappiamo che c'è un arretrato, una collega poco fa l'aveva citato, aveva citato dei numeri incredibile di regolamenti o decreti attuativi a cui dare esecuzione, a cui il governo non ha dato esecuzione, noi diciamo abbiamo scherzato, quindi le deleghe che il Parlamento vi ha dato decidete voi, quelle che volete fare e quelle che non volete fare, con un criterio che non ha nessuna logica, non sussistono più le condizioni, ma le condizioni quali sarebbero? Quindi noi diciamo al governo, se ci sono dei decreti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni, non li fare. Decidi tu quali. Non abbiamo visto uno stralcio di elenco di quali sarebbero questi decreti, non abbiamo visto nulla, non sappiamo in quale interverranno. E ancora di più, la cosa illogica è di tutti quei decreti che dovevano essere effettuati dal 31 dicembre 2011 ad oggi, cioè fino alla vigenza della legge delega, non prima. Cioè non c'è neanche una logica di andare a prendere i più vecchi, quindi per cercare di scremare, se un provvedimento non si fa da 10 anni forse c'è un motivo, no, i più nuovi dal 11 in poi, tra l'altro con un termine che è legato alla vigenza della delega, quindi un termine che anche diciamo potrebbe includere questa stessa legge delega in teoria, cioè in teoria il governo potrebbe in un loop particolare fare modificare questa legge delega se ritiene che non sussistono più le condizioni magari fra un anno. Questa è la situazione in cui ci troviamo, è un provvedimento assurdo, in particolare nell'ultimo articolo che dà l'idea di cos'è tutto il disegno di legge.